Buonasera a tutti ragazzuoli, ben ritrovati sul canale. Allora, oggi c'è stato questo sorteggio e faccio un video un po' veloce per dire la mia su questo sorteggio. E prima di quest'oggi si parlava di un eventuale derby ai quarti di finale. Secondo me, tra le squadre che potevamo prendere, ci è andata piuttosto bene. Io volevo giocarmela in questo quarto di finale o col Benfica o col Chelsea. Non avrei voluto sinceramente un derby, perché secondo me, ragazzi, il derby poteva influire tanto in questa partita. E invece, così facendo, tre squadre italiane, cioè ci sono tre possibilità che le squadre italiane arrivino anche in finale. Perché, ragazzi, se l'Inter dovesse battere il Benfica, una squadra tra il Napoli e il Milan passerà, ovviamente. Ci sarebbe una semifinale tutta italiana e quindi per il calcio italiano secondo me c'è anche la possibilità di andarsi a giocare una finale. Poi attenzione, non sto sottovalutando il Benfica, anzi tutt'altro perché secondo me tra queste quattro squadre il Benfica è quella che ha più possibilità di andarsi a giocare una finale. E se non è il Benfica è il Napoli ragazzi, perché quest'anno sia Napoli che Benfica stanno comunque disputando due campionati di alto livello. Il Napoli sta praticamente dominando la Serie A, il Benfica idem nella Lega Portoghese. Qua non parliamo più di affrontare il Porto, ma parliamo di affrontare una squadra che già gioca un bel calcio, quindi non è magari il Porto che comunque ho visto anche contro l'Inter che come qualità di tiro non è che avesse tutte queste grandi qualità, ecco, mettiamola così. E invece il Benfica sta dimostrando quest'anno di saper creare un bel calcio. C'è João Mario quest'anno che sta facendo molto bene, tra l'altro ex giocatore dell'Inter, e quindi andremo anche ad affrontare lui col suo Benfica da ex appunto dell'Inter, quindi staremo a vedere cosa succederà. Ovviamente tra tutte le squadre che potevamo prendere il Benfica risulta, tralasciando magari Napoli e Milan, appunto, risulta la squadra magari più abbordabile con cui andarsi a giocare questo quarto di finale. Dall'altra parte del tabellone ci sono infatti Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea e il Manchester City, appunto. Tra l'altro ci sarà anche il big match tra Bayern Monaco e Manchester City. Io ripeto, avrei voluto affrontare anche il Chelsea in questo quarto di finale perché comunque nonostante il Chelsea abbia una rosa qualitativamente migliore rispetto a quella dell'Inter sulla carta, però quest'anno sta avendo i suoi problemi e quindi magari era anche abbordabile come sfida. E staremo a vedere cosa succederà, ragazzi. Come dicevo nell'ultimo video, quando parlavo appunto del ritorno di Porto Inter, ormai in un quarto di finale non ci si può più magari soffermare sul prendere magari la squadra più abbordabile, perché comunque, ripeto, siamo tra le migliori 8 e quindi è pur vero che prima o poi la sfida con una squadra difficile deve comunque esserci, ecco. Ripeto, non voglio sottovalutare il Benfica, anzi. Penso che questa squadra, la squadra portoghese, quello che sta dimostrando quest'anno, buttando anche dominando la Juve nel suo girone, penso che ci potrà mettere seriamente in difficoltà. Penso che tra Benfica e Inter, adesso non voglio comunque parlarne in maniera negativa, appunto, però penso che il Benfica abbia la maggior parte delle possibilità di passare questa sfida. Poi ovviamente da tifoso cercherò di tifare con tutto me stesso la mia Inter, però è pur vero che delle volte si deve anche essere realisti. Con questo non voglio dire che l'Inter non avrà possibilità di passare, anzi, la squadra nerazzurra quest'anno ha dimostrato di superare un girone di ferro con squadre come Bayern Monaco e Barcellona e quindi può sicuramente giocarsi un ottimo quarto di finale, appunto, andarsene a giocare a viso aperto contro una squadra forte e dimostrare che comunque può farcela. Se supereremo, ragazzi, poi il Benfica, ovviamente ci può anche essere l'utopia di giocarsi, appunto, anche una finale di Champions. Perché, comunque, ragazzi,
sia Milan che Napoli, sono squadre che abbiamo battuto anche in campionato, nonostante il Napoli comunque stia facendo un'ottima stagione. Penso che tra queste quattro squadre chiunque può giocarsi il tutto per una finale. E poi ovviamente in finale ci sarà sicuramente una squadra forte contro cui andare a giocare. Non, ovviamente non sto parlando di giocarsi una finale, però sto ovviamente facendo delle eventuali valutazioni. Ragazzi, che dire, staremo a vedere. È una bella sfida, mi piace, mi piacerà sicuramente. È una partita che mi piacerà guardare. Voglio vedere la mia Inter cosa saprà fare contro una squadra comunque che sa appunto creare un bel gioco, un bel calcio. Contro l'ex João Mário, staremo a vedere cosa farà João Mário, perché comunque ha segnato anche contro la Juve. E se segnasse anche contro l'Inter, onestamente non la prenderei molto bene. Però appunto staremo a vedere cosa succederà. Ragazzi, io concludo il video e vi invito ad iscrivervi al canale se può farvi piacere. Seguitemi per nuovi video in cui parlo dell'Inter, poi parlo anche del calcio in generale. Iscrivetevi al canale, quindi lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, un commento su cosa ne pensate di questa nuova sfida che affronterà l'Inter in Champions League. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Inter, alla prossima!